Fase 2, la pazienza. Finita. Ecco, io lo so che adesso leghisti e Fratellini d'Italia, che al massimo leggono i titoli o guardano il primo minuto di un video, mi ergeranno a idolo. Però è la mia pazienza che è finita con quelli che vogliono uscire, la libertà, vogliono andare al mare, se non moriremo col virus moriremo di fame? È tutto un complotto. Il virus non esiste, è il nuovo ordine mondiale. Per voi non ce n'è più. E ora che ci siamo liberati degli imbecilli, possiamo partire. Fase 2. È uguale alla 1, ma puoi andare da tua suocera. Qualcosa riapre. E dai. Grazie al nostro beneamato presidente. Giorno. Si è svegliato! In Liguria possiamo fare l'orto. Beato te. Fare il bagno in mare a patto di abitare a 200 metri dalla spiaggia. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare ghiappe, ghiare. Fare sport, fare riparare la barca. E vabbè, ma se non c'hai la barca, che ligure sei? Andare a cavallo. Sai che ti dico? Dimmi. Che una stronzata così non sarà mai sentita da quando l'uomo inventò il cavallo. Forse quest'estate potremo fare degli spettacoli all'aperto, ma tipo drive-in. Emozione! Però Fre, abbiamo un ponte tutto nuovo, inaugurato dal nostro beneamato presidente con la sua solita sobrietà. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. E ora potremo distrarci pensando a come chiamarlo. Cioè io ho pensato... Ugo. Vibrante protesta della Conferenza Episcopale Italiana per la non riapertura delle chiese. Abbiamo bisogno dei nostri giovani fedeli. Vi capisco, è dura per tutti la quarantena senza sesso. E comunque mi avete rotto il cazzo per anni dicendomi che Dio mi vedeva ovunque, anche quando ero chiuso in bagno, e adesso avete bisogno delle chiese aperte per pregare. Ma va! Ma va fan zoom! Zoom! Intanto il dottor Bassetti, eccellenza ligure. Ma non era quello che diceva che era una banale influenza? Ma l'hai detto anche tu, eh? Sì, ma me l'ha detto lui. Ha sanificato personalmente l'hotel della moglie e le fa pubblicità. Io ci andrei tranquillissimo. Voi? Che marionetti! Le bufale ormai dilagano senza sosta. Facciamo il giochino di Bill e Tom. Tom legge una notizia su Facebook. Potrebbe essere una bufala, ma se ne frega e la pubblica lo stesso. Bill legge la stessa notizia, fa delle ricerche, ma comunque non la pubblica per evitare di diffondere eventualmente una bufala. Dovremmo essere tutti come Bill. Finale alternativo. Bill fa delle ricerche, scopre dove abita Tom e va a casa sua. Lo travoltisce, lo lega e lo smartphone, il tablet e il PC glieli mette via. Perché Bill alla fine è una brava persona. Non essere come Bill, almeno nel finale.